Indiscutibilmente un grande, indiscutibilmente un mito, indiscutibilmente indiscutibile. Signori e signore, è appena entrato nello studio di Chi se ne frega, Sylvester Stallone! No. Cosa no? Non volevi essere presentato come Sylvester Stallone? No. Preferivi essere accolto come Rocky? No. Rambo? Rambo è una polce! Allora Stallone va più che bene. Ma che cazzo dici? Evviva! Siamo partiti benissimo con questa intervista. La prendi per il culo? No, non mi permetterei mai. Ritorno subito. No, se permetti sei appena arrivato e non te ne vai da nessuna parte. Concedimi 3 minuti, poi ti lascio andare. Ho io la precedenza. Non qui, a chi se ne frega comando io. Che vuoi dire? Voglio dire che sei ospite in casa mia, quindi ti attieni alle mie regole. Era più umano seppellirmi nella sabbia e farmi divorare dai fottuti avvoltoni. Guarda che nessuno ti ha costretto a venire nostro ospite, eh. Ti sei accordato tu con il nostro direttore Marco Minelli. Dov'è ora? Dov'è il direttore? A quest'ora sarà a casa sua. Quando abbiamo finito qui, gli telefoni e ti lamenti con lui. D'accordo. Bene, almeno una cosa l'abbiamo stabilita. Possiamo continuare con le domande? Che hai fatto con mia sorella? No, le domande le devo fare io, non tu. Hai fatto le porcherie con mia sorella? Forse, non lo so. Come si chiama tua sorella? Che importanza? Che magari ci sono uscito insieme e non sapevo fosse tua sorella. Comunque, chi se ne frega, com'è stato interpretare il mitico Rocky? fa ridere, eh? Che ne pensi di Paolino, il mio regista? Preferisco le bionde. Pure io, però questo abbiamo e questo ci teniamo. Beh, almeno ora ti stai divertendo. Che ne pensi di Milano? Non me ne frega niente! Che palle, riesci a rispondere seriamente ad una domanda? Non posso farla. Ma perché? Mi stai facendo venire l'esaurimento nervoso! Vedi di calmarti, amico. Vuoi parlare? E parliamo. Io vado pazzo per la conversazione. Sì, ma se si riuscisse a parlare di qualcosa, mi sembra di aver invitato in studio un maniaco. Non tratto con i maniaci, li metto al sicuro. Nemmeno io. Quindi gradirei che ti dessi una calmata. Dai, placchiamo gli animi. Posso offrirti un caffè macchiato? Ma sono allergico al lattosio. Ah, non lo sapevo. Io sono allergico alle mandorle spagnole. E questo che significa? Che non le posso mangiare. Non me ne frega niente! Grazie per il finto interesse. Forse ho capito. Tu sei un duro del cinema e quindi continui a mantenere questo atteggiamento da duro. Tu hai il tuo stile, io il mio. Beccato. Quindi io sono quello buono e simpatico e tu quello duro ma sotto sotto dolce. Tu sei il male e io sono la cura. Oh, che paura, mi sto già cagando sotto. Maggio. Maggio cosa? Maggio. Ho capito, ma maggio cosa? Ho letto la tua scheda, non è la data in cui ti hanno cagato? Che finezza, eh. Comunque no, sono nato il 7 agosto. Il 16 agosto. Ho detto il 7 agosto. Sta dicendo la verità. Ma cosa chiedi a Paolino? Parla con me. No. C'è un modo per farti stare buono e farti rispondere almeno ad una domanda? Potevate mettermi un guinzaglio alle palle. Stai scherzando? No. Ma sti cazzi, io le mani là sotto non ce le metto. Se non ti vuoi sporcare, fatti indietro. Ecco, bravo. Mi faccio indietro e ti arrangi da solo. Adesso sai che sembri la coda di un merda di cavallo. Ma hai finito di insultarmi? Cosa dirai ai tuoi fan quando sentiranno questa intervista? Avevo una giornataccia. Sì, ma non giustifica comunque gli insulti. Se i giornalisti ti chiedono perché mi hai insultato, che cosa rispondi? Se lo meritava. Sei un grande, non ho parole. Finito? Sì, direi di sì. Non mi hai risposto neanche ad una sola schifosissima domanda. Inutile continuare l'intervista. Ne ho le palle piene di quiete e serenità. Io voglio trovare quello psicopatico e dare la quiete eterna a lui. Ma chi? Vuoi dare la pace eterna a Paolino? No. Meno male, salutiamoci che è meglio, va. Saluta Paolino. Buona morte, stronzo. Bello, saluta anche me ora. Buona morte, stronzo. Perfetto, saluta i nostri ascoltatori. Grazie, buonanotte a tutti. Non te l'aspettavi, eh? Alla prossima tornata.